Allora, la prima domanda che io volevo fare a Paola Turci è se in questo spettacolo canterai anche o ti limiterai soltanto a recitare. Dopo varie lotte con il regista Emilio Russo, sono riuscita, anzi è riuscito, a mettere della musica nello spettacolo, perché io volevo fare proprio l'integralista, e cioè volevo recitare e non cantare. Però questo è un monologo che racconta di una cantante, quindi inevitabile è il momento del canto, ma ci sarà soltanto il canto, ci sono due momenti di canto che sono tra l'altro contestualizzati a quello che si racconta. Non sono le canzoni della cantante in particolar modo, sono altre canzoni, sono le sue passioni, ed è un canto senza musica. E poi lo spettacolo, il monologo finisce con una canzone sempre senza musica di sola voce, si chiude con la canzone che dà il titolo al monologo, al libro, che è Ti amerò lo stesso. In un'intervista un po' di tempo fa che ho visto su TV7, dicevi: io dopo l'incidente non riuscivo più a vedermi bella. Eppure lo sei. Oggi come ti vedi? No, allora, andiamo per ordine. Dopo l'incidente, prima dell'incidente mi sono sempre considerata brutta, ma no brutta, cessa. Ma come tutte le ragazze, io sono un'eterna adolescente, quindi mi sono sempre considerata una ragazza cessa. Dopo l'incidente, ma subito dopo, mi sono detta, l'ho giurato proprio, che mai più avrei detto che sono una cessa. E quindi per molti, molti anni ho fatto questo grandissimo sforzo di rispondere grazie a un complimento, no? Mi dicono: ma sei carina, grazie. Perché io prima rispondevo: ma davvero? E quindi, ma questa è una forma ovviamente di insicurezza, le ragazze un po' ce l'hanno, poi ci sono invece quelle ragazze molto sicure di se stesse, io non sono mai stata sicura di me stessa. Però mi serviva soltanto un po' di cervello, ecco, tutto qui, per rendermi conto che, diciamo che insomma, il brutto è altro, ma anche perché la bellezza l'ho trovata, l'ho conquistata, l'ho scoperta oltre lo specchio. E in questo monologo lo racconto. C'è una bellezza da scoprire oltre lo specchio, ci si può andare oltre lo specchio. Si può dire che il 15 agosto 1993 sia stato uno spartiacque nella tua vita? Senti, È corretto dirlo, sì. questo libro, Mi amerò lo stesso, e che poi è stato tradotto in un testo teatrale che stai per portare in scena qui al Menotti, si può definire uno spartiacque nella tua vita? Cioè, a parte lo spartiacque, ma quello che mi interessa sapere è se è un punto di arrivo o un punto di partenza. No, non è senz'altro un punto di arrivo, semmai è un punto di partenza, ma non ne sono sicura, cioè nel senso che non so dove mi porterà questa esperienza, mi piace farla, mi piace viverla questa esperienza, mi piace pensare e mi piace vedere proprio realizzato il mio sogno di recitare. Certo, ho scelto la strada più difficile, più impervia, perché non solo recito il ruolo di me stessa, ed è quindi difficile entrare nel personaggio di me stessa, perché voglio essere attrice, ma anche fare un monologo, quindi non avere una corrispondenza, non avere un appoggio, un rimando, insomma, uno che ti restituisca quello che stai facendo, insomma, sto facendo tutto da sola, è la cosa più difficile. Non avevo mai fatto un monologo. Ho fatto uno spettacolo in teatro prima dell'incidente, nel periodo dello studio teatrale, durato 3 settimane, eravamo in due, era un atto unico, e c'era corrispondenza ed è molto più semplice.
E poi comunque stiamo parlando di 23 anni fa e oggi ritorno sul palco ed è difficilissimo, però questa è un'esperienza indimenticabile, io voglio fare esperienze indimenticabili.